caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Un saluto a te, Fabio, e a tutti i tifosi, sperando di assistere ad un grande incontro. Queste dunque le scelte degli allenatori. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Kurtic. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Alexandro. Mandzukic. Palla in avanti verso il compagno. Prova a tirare. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Palla giocata alta sulla fascia. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Il fuorigioco c'è. Un po' di indecisione sul da farsi. Dybala può concludere. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Sono partiti con molta determinazione. Stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Bella apertura. Colpisce. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Ilicic gioca con un pallone lungo. Ecco il filtrante. Yasmin Kurtic non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Alexandro cerca di allungare il gioco. Ecco il tiro. Grande questa parata! Che grande parata! Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Di testa, la palla entra in rete. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro.
1-0 dunque. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Prova con la palla lunga. Tocco morbido. Jasmin Kurtic non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Cuadrado, lungo passaggio in avanti. Higuain cerca un compagno libero. Ha spazio sulla fascia. Higuain! Cerca di allungare il gioco. Alejandro Gomez scatta verso il pallone. Paulo Dybala, autore di un assist oggi. Higuain cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Lichtsteiner. Attenzione, palla in rete! Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Si riparte. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Alessandro. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Prova con la palla lunga. Allontana il pericolo. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Petagna può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Cerca il tiro. La mette in avanti. Qui può partire il contropiede. E passa Alejandro Gomez. È fuori di un non nulla. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso, la tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Mandzukic, oggi è andato a segno. Mandzukic con il lancio sulla fascia. Si libera, occhio al tiro. Beh, non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di zero. Higuain è andato vicinissimo alla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Rimessa con le mani. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Arriva Alejandro Gomez. Prova la giocata nello spazio. Lichtsteiner prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è l'opportunità per il contropiede.
cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Decidono di giocarla all'indietro. Rafael Toloi prova a giocarla in profondità. Gioca una palla lunga. Alza i compagni, in cerca di un compagno libero. Ha bisogno di supporto. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Tocco morbido. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Mandzukic. Alexandro. Cerca la profondità, sulla fascia. Alexandro riceve un bel pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Come giudichi la partita che abbiamo...